Tivoli 2 è un progetto che è nato dalla passione sostanzialmente del nostro presidente, che è Pierluigi Guzzetti. Lui è un appassionato d'arte da sempre sostanzialmente, e nello specifico l'arte contemporanea, perché per la promozione di giovani artisti che sul territorio o anche all'estero possano avere in questo spazio la possibilità di esprimere una loro ricerca, un loro progetto. Non siamo solo un spazio espositivo, vorremmo diventare un hub della creatività, mettiamola così, un punto di incontro tra sicuramente l'arte visiva, che è quella che ci interessa, è quella che conosciamo di più, che è il nostro know-how di base, ma anche progetti che possono mettere in scena un processo creativo, corporeità, musica, sicuramente la letteratura, ci sono tantissimi anche giovani scrittori interessanti, e tutto quello che insomma può essere fonte di approfondimento e di interesse per quello che riguarda insomma l'ambito culturale. Abbiamo costituito un comitato scientifico eterogeneo, diciamo così, e quindi personaggi che arrivano da tante realtà. Il comitato ha la funzione di valutare i progetti, la qualità, ha la funzione di poterne proporre e di aiutarci ad allargare appunto alle varie discipline quello che noi facciamo qua, quindi di aiutarci insomma a coinvolgere a sua volta personaggi che possano apportare insomma valore e contenuti agli aspetti che noi poi sviluppiamo e ai progetti che noi sviluppiamo dentro qui. Per l'opening abbiamo scelto di dare insomma questo compito a Marco Bongiorni. È un giovane artista, non giovanissimo, nel senso che ha già avuto qualche esposizione insomma al suo attivo, a qualche mostra, però è un artista che non ha un mercato consolidato, è un artista che si colloca esattamente nell'ambito su cui vogliamo lavorare noi. L'idea del progetto Epitome at Fear è un'idea che è nata per relazionarsi in maniera stretta con lo spazio. Le tre parole del titolo potrebbero essere viste come tre hashtag, tre chiavi di lettura con cui poter accedere al percorso della mostra. Nel piano terra c'è questa grande installazione che si chiama Untitled Teste Nere, ed è un'installazione che io ho tentato di mantenere in un aspetto molto d'impatto. Quindi c'è un grande telo che io utilizzo solitamente per dipingere in studio, che ho steso a terra e su cui ho costruito questa installazione, che è fatta poi di scultura, disegno e pittura. Nel livello seminterrato c'è un'opera che si lega, in qualche modo racconta l'aspetto più processuale del mio lavoro, ed è un tentativo di creare una bici da disegno, quindi è un video più un'installazione, più un oggetto, e poi c'è un piccolo disegno che è il risultato di questa azione, di questa performance. Invece nell'ultimo livello, il livello del primo piano, diciamo che ci sono tre opere singole ed è un come una riflessione un po' più intima sul mio lavoro e un po' più sull'aspetto della visione dell'opera singola, dell'oggetto singolo. Atteggiamento di lavoro come questo, di un progetto come questo di Rivoli 2 è assolutamente necessario oggi, quantomeno sicuramente sul tessuto di Milano e sul nostro paese.